Buongiorno a tutti, Roberta Barbero, sindaco del comune di Marene. Stiamo facendo questo video per darvi un aggiornamento della situazione sul nostro territorio. Attualmente ci risultano 3 casi, di persone contagiate da coronavirus che sono tutte e 3 ricoverate in ospedale. Volevo darvi anche un aggiornamento sulla salute del dottor Coloa, che l'abbiamo sentito questa mattina e sta bene, per cui continuerà la sua quarantena così come gli è stato imposto, ma non ha nessun problema di salute. Volevamo informarvi che è stato emanato un nuovo decreto ieri, in data di ieri sera, che prevede delle misure più restrittive, per cui tutte le attività commerciali sono state chiuse, sono aperte soltanto i generi alimentari. Sottolineiamo nuovamente l'importanza di non uscire se non per comprovati motivi di necessità, quindi lavoro e la necessità soltanto di andare a fare la spesa. Per tutti gli altri motivi non si può assolutamente uscire da casa. Restiamo a casa, che è l'unica maniera per poter diminuire il contagio di questa malattia. Vi informiamo che gli uffici comunali rimarranno aperti per quanto riguarda le funzioni essenziali. Pertanto, l'ufficio anagrafe rimarrà aperto, troverete sicuramente la porta chiusa. Di fronte alla porta è riportato il numero di telefono, quindi se avete delle necessità telefonate e vi verrà aperta la porta per poter essere d'aiuto alla vostra necessità. Vi informiamo invece che è chiusa l'area ecologica, sono state chiuse le aree ecologiche, anche quella del nostro territorio, da mezzogiorno, per cui non saranno disponibili a ricevere l'utenza. Per cui vi preghiamo di non effettuare in questi giorni magari delle pulizie e di tenere il materiale superfluo a casa. Saranno garantiti i servizi di raccolta invece dell'immondizia, quindi nei giorni prestabiliti continueranno i passaggi sul nostro territorio. Vi chiediamo solo di avere un po' di pazienza perché magari il passaggio avverrà durante l'arco della giornata per questioni operative, per cui magari non tutti i rifiuti verranno raccolti immediatamente al mattino, ma nell'arco della giornata verranno raccolti. Ribadisco ancora una volta, state a casa, uscite il meno possibile e solo per le necessità di lavoro e necessità urgenti oppure per poter fare la spesa. Ringraziamo per la collaborazione, ci aggiorneremo nei prossimi giorni.